E arrivò il giorno della crisi, una crisi risolvibile perché gli obiettivi stagionali del Napoli, checché qualcuno ne abbia scritto, checché quello che abbia detto l'allenatore, gli obiettivi del Napoli sono due: arrivare almeno agli ottavi di Champions e arrivare almeno quarti in campionato. Tutto il resto non serve a niente. Cioè, non che non serve a niente, però è chiaro che il Napoli non può pensare di vincere la Champions e il Napoli non può assolutamente pensare di vincere lo scudetto. Quindi è tutto ancora risolvibile perché è vero che il Napoli a questo punto è a 4 punti, è a 3 punti dall'Atalanta che è terza, ma probabilmente oggi come minimo pareggerà in casa e quindi si allungherà anche l'Atalanta. Vabbè, comunque a 27 giornate dalla fine del campionato c'è tutto il tempo per recuperare 4 punti bastano 2 partite e non è quello il problema. Il problema è che il Napoli non ha un gioco, il problema è che il Napoli non ha i giocatori per giocare a calcio, non che non siano buoni, ma questa è una storia vecchia. Il problema del Napoli è semplice, il Napoli si deve mentalizzare. De Laurentiis, allora, voglio dire un'altra cosa, chi è il colpevole? A Napoli siamo tutti colpevoli, come categorie dico, innanzitutto la stampa, e poi spiego perché. Il problema è che a Napoli tutti hanno fatto i loro interessi. De Laurentiis ha pensato a massimizzare il guadagno per la società, perché quando eviti di fare mercato, quando eviti degli esborsi, quando eviti gli investimenti, pensi a tutelare il tuo patrimonio. Lui era convinto che questa squadra, detto da tutti, sarebbe perlomeno arrivata al terzo posto e quindi non si è preoccupato, non gli interessava rinforzarla. Ancelotti ha fatto, come dire, vabbè, lo dico come mi viene in mente, il paraculo, perché si prende un congruo stipendio, non lo so se in privato si sia lamentato con De Laurentiis, ma pubblicamente ha avallato le scelte della società, ha detto che un mercato da 10 quando era un mercato chiaramente carente e quindi adesso paga lui le conseguenze. Poi ci sono le colpe della stampa, che sono gravissime, perché mentre è giustificato Ancelotti che guadagna una barca di soldi e che quindi può tutelare il proprio datore di lavoro, colui che gli paga lo stipendio, non c'è alcun motivo al mondo per cui la stampa debba scrivere solo adesso cose che si sapevano mesi fa. Oggi mi diverto a leggere grandi giornalisti, ma veramente giornalisti molto importanti, e per loro parla quello che hanno fatto in carriera, che scoprono che il Napoli non ha un regista. Il Napoli manca di uomo d'ordine. Ma perché? Chi pensavate che lo potesse fare il regista del Napoli? Elmas, che è stato etichettato come un campione che nessun giornalista aveva mai visto. Perché poi diciamolo pure questo, sfido chiunque ad aver visto una partita di Elmas seguendolo, ti sarà pure capitato di averlo incrociato, però di seguire Elmas e di sapere le sue caratteristiche, no, tutti quanti dopo, campionato turco, è stato detto come un grande giocatore. Elmas è un discreto giocatore, ha 20 anni, da poco compiuti, ha bisogno di ambientarsi, ha bisogno di fare esperienza, ma che il Napoli non avesse un regista era talmente chiaro, che era addirittura stupido. Nessuno lo ha detto, tutti hanno parlato di un mercato da 10, di un Napoli da scudetto. Poi ci sono i tifosi, chiaramente, i tifosi anche hanno la loro parte, perché ai tempi dei social i tifosi non fanno solo i social, ma in parte fanno pure le opinion maker, ci sono alcuni tifosi che sui social trascinano altri. E a Napoli se critichi il presidente la risposta è ti meriti Naldi e Corbelli. Ora uno può apprezzare De Laurentiis per alcuni aspetti e criticarlo per altro, non c'è niente di strano. A Napoli se dici che De Laurentiis ha messo i calzini di un colore sbagliato, ti meriti Naldi e Corbelli. E poi se osi muovere un rilievo che sia uno all'allenatore, ne sai più di Ancelotti? No, io non ne so più di Ancelotti e credo che a Napoli non ci sia nessuno che ne sappia più di Ancelotti. Il problema è che anche Ancelotti può sbagliare, perché semmai ha accettato supinamente le scelte della società. E il risultato ad oggi è questo. Perché dico che è una situazione facilmente risolvibile? Perché poi a Napoli basta poco, i giocatori ci sono, ne sono anche tanti. A Napoli basta un uomo d'ordine. Certo, potrai prenderlo al mercato di gennaio e là voglio vedere se il presidente che gli brucia di rischiare di restare fuori dalla Champions spende finalmente. Fa un acquisto importante a gennaio. Nel frattempo puoi rimediare in qualche modo, puoi innanzitutto mantenere bene la difesa. Ieri il Napoli ha subito il primo gol della Roma, che è identico a tanti altri subiti in passato. Azione sulla destra, giocatore sul fondo che la mette dietro e arriva un centrocampista in corsa da solo. Quella era la posizione di Zielinski che stava 15 metri dietro Zaniolo, non si sa bene perché.
Zielinski non può giocare in quella posizione. Zielinski, che potenzialmente è un grande giocatore, non può giocare in quella posizione, come non ci può giocare Fabian Ruiz. Chi lo può fare nel Napoli? Parlavo prima con un collaboratore, Francesco Infranchi, che ha detto: perché non provare Koulibaly alla Desailly? Può essere un'idea. Metti Koulibaly in quella posizione, metti Maximovic in difesa, te ne fotti di uscire in palleggio, perché se hai Reina, Albiol, Amsic e Jorginho, puoi fare Goulam, puoi fare bella figura uscendo in palleggio. Se c'hai Meret, Manolas, Koulibaly e il regista non c'è, tu in palleggio dalla difesa non puoi uscire. Metti Koulibaly, blindi la difesa, impedisci agli avversari di fare certi gol, e poi con gli attaccanti che c'è il Napoli, che non sono male, un gol lo puoi fare. Rinunci alle tue idee farneticanti di gioco che non puoi applicare, perché in questo Napoli non lo puoi fare. Fai i punti che ti servono, poi a gennaio pigli uno o due giocatori, semmai ne puoi vendere anche qualcuno, perché sette attaccanti quando giochi con il 4-4-2 non ti servono a niente, diciamoci la verità, salvo poi metterne tanti fuori ruolo, come quando metti Insigne fuori ruolo, metti Younes fuori ruolo, lo stesso Callegon fuori ruolo. Vendi qualche attaccante che non ti serve a niente. Compri due centrocampisti, tre centrocampisti che ti servono come il pane, e vedi come la cosa si aggiusta. Poi l'anno prossimo si decide cosa fare da grande, però adesso, se vuoi salvare la Champions, questo devi fare. A domani.